Atmosfera fantastica, elettrica, importanza pazzesca, tutte e due vogliono far bene. ...90 minuti per conoscere il responso del campo, non andate via. Giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito, con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da brividi da parte dei tifosi. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento tecnico Daniele Adani. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Solo una cosa però ragazzi, non muovetevi, non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Rui Patricio fra i pali, dietro Smalling fa coppia con Gianluca Mancini in centro. Abraham, 1-0, il vantaggio dei padroni di casa in questo derby. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Poi davanti al portiere, non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Salta l'avversario. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Conclusione respinta, palla ancora buona. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. Zaniolo. Si gioca per il vantaggio. Leonardo Spinazzola. Matic. Pallone che torna a Spinazzola. Possesso sprecato. Felipe Anderson. Luis Alberto. Buona circolazione palla. Intervento da manuale nei 16 metri. Abraham. Accompagnano l'azione. Tiro che finisce alto, sembrava in porta. L'arbitro aveva visto, aveva lasciato proseguire e adesso ecco il cartellino giallo. Milinkovic Savic. Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. L'arbitro non ha avuto dubbi e ha dato il giallo. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Pedro. Azione insistita, buona circolazione di palla. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Felipe Anderson. Hanno spazio per andare in contropiede. Spinazzola. Matic. Vado a Zaniolo. C'è spazio, attenzione.
Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Sceglie la soluzione corta. Ibañez. Va da Mancini. Ecco Pellegrini. Luis Alberto. Felipe Anderson. Provano a salire. Prova a farla filtrare. Gol, conquistano la parità. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. A tu per tu col numero uno avversario rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Numero 10, Luis Alberto. C'è spazio per Pedro. Usa il fisico per tenere a distanza l'avversario. Luis Alberto! E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completamente cambiata. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta e non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Con il numero 10, Luis Alberto. Intervento ruvido questo. Pedro. Matic. Cristante. Abraham. Attenzione, occasione. Salva tutto il portiere con questo tuffo. Corner importante, potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Corner battuto corto. Cristante. L'appoggio per Lorenzo Pellegrini. Qui non si è lasciato sorprendere il portiere, intervento piuttosto agevole. Vedendo partire la palla ha avuto poi tutto il tempo per tuffarsi. Va con il tocco corto. Riceve Mancini. Nulla di fatto, pallone alla difesa. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Portiere che si è fatto trovare pronto su questo tiro, ottimo il tuffo. Gran parata questa, Pier, gli ha negato un gol che sembrava fatto. Palla toccata corta.
Felipe Anderson. Tempismo perfetto in questa situazione. Si chiude così la prima frazione. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Fa da scudo al pallone con il fisico. Felipe Anderson. Felipe Anderson! Rui Patricio ci arriva. Sceglie subito il compagno. Luis Alberto. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Felipe Anderson. Palla interessante per Felipe Anderson. Intervento cruciale, ha salvato così. Smalling. Brian Cristante. L'appoggio per Smalling. Mancini. Abraham. Proseguono nell'avanzata. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Luis Alberto. Marusic. Buona rete di passaggi. Può puntare la porta. E c'è il gol. Gol. Vanno più due. Ha bruciato sul tempo il proprio marcatore scattando sul filo del fuorigioco, come ci raccontano bene queste immagini. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Sergei Milinkovic. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Grande parata, che riflesso! C'è il cambio dunque. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner. E questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Cross verso il centro dell'area. Non un granché questo rinvio. Prova la conclusione. Aumentano l'intensità del pressing. Luis Alberto. Palla interessante per Felipe Anderson. Occhio qui al contropiede, la difesa è messa male. Buona protezione del pallone. Cristante. Vada Zaniolo. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Milinkovic Savic. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni. La palla gira velocemente. Che occasione, deve approfittarne? E c'è la rete. E sono tre per lui.
e la regia ci ripropone il replay del gol. Complimenti all'autore del cross. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Lo lascio sul posto qui. Dice di no. Occhio perché ci sarà una sostituzione. L'appoggia corta. Palla per Zaniolo. Palla rimpallata. Pellegrini. Intervento puntuale del portiere che si tuffa e evita il peggio. C'è il tocco corto, la mette in mezzo, ma non granché qui l'intervento del difensore. Pellegrini non si lascia sorprendere qui il portiere. Sarà corner a disposizione. Palla toccata corta. Scherma il pallone con il corpo. Occhio al Sharawi. Conclusione molto bella questa. Palla che sfiora il palo per pochi centimetri. Vessino. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Cristante. Pellegrini. Non è solo qui. Azione che sfuma e minaccia sventata. Hanno spazio per ripartire. Devono riposizionarsi alla svelta qui. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha abbassato la saracinesca, da qui non si passa. Arriva il momento del cambio. La mette in area. Angolo che non ha portato a nulla. Ecco Vessino. Si fa portare via il pallone. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. E questo è un KO pesante, hanno sbagliato completamente l'approccio. Nelle prossime ore servirà un'analisi lucida per capire proprio cos'è che non ha funzionato. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Madre de Dios, Pierre! Ha annientato senza pietà la difesa avversaria, bucando la rete per ben 3 volte, trascinando di prepotenza la squadra alla vittoria. Caparbietà, spirito di iniziativa e freddezza...